Poco assisterete alla lettura integrale di un poema che è stato appunto già annunciato poco fa, che è un poema di Ismaël Haït Jaffer, di cui poi vi parlerà nel dettaglio Gianluca come introduzione, che è stato tradotto appunto da Gianluca e Dominique Gianviti. E questo poema è stato tradotto per la prima volta in Italia qualche mese fa, è uscito all'inizio dell'anno. E se vi interessa poi dopo lo spettacolo è possibile anche acquistare una copia. Dico questo non per un messaggio promozionale, ma per parlarvi di un progetto importante, a mio avviso, a nostro avviso, che riguarda la Casa della Poesia di Baronissi, in provincia di Salerno. Questa è una struttura meravigliosa che è tenuta in piedi in forma proprio di volontariato da un gruppo di amici, appunto salernitani, che è effettivamente una casa fisica che serve ad ospitare poeti e poete di tutto il mondo e che possono arrivare lì e passarci un periodo di tempo a scrivere, fondamentalmente a concentrarsi a scrivere. E legata a questa casa appunto c'è una piccola casa editrice che si chiama Multimedia e quindi noi non riceviamo neanche un euro dalla vendita di questi libri, ma è il nostro sistema, il nostro modo per sostenere questo progetto validissimo in cui crediamo. E la Casa delle Poesie ha organizzato tantissimi festival poetici, una delle cose più importanti è stata sicuramente l'esperienza decennale a Sarajevo con gli incontri internazionali di poesia che hanno portato in una città che all'epoca era uscita da poco da una guerra terrificante, ha portato di nuovo pensiero poetico, quindi è stata una grandissima esperienza purtroppo conclusa. Prima di lasciare la parola a Gianluca, io vorrei così utilizzare questo palco per ricordare insieme a voi una cara amica, compagna ligure, di Finale Ligure, che è venuta a mancare da pochissimi mesi e che per noi è stata veramente una dei visi e dei cuori più importanti del nostro incontro in Liguria. E quindi questa sera noi la dedichiamo a Mariella Pastorino. Cioè, per Mariella questo poema. Il poema è di un giovanissimo autore algerino, Ismaël Haït Jaffer, nato nel 29 ad Algeri, morto nel 1995 a Parigi. Il poema uscì nel 1951 sulla rivista di Jean-Paul Sartre, L'età moderna, i tempi moderni, i tempi d'oggi. Grandissima rivista del filosofo esistenzialista e marxista Jean-Paul Sartre, per poi conoscere anni di un lungo oblio. Il poeta Haït Jaffer è un poeta che nel 51, a 21 anni, scrive qualcosa che entra in sintonia con tantissimi altri testi del tempo, con i testi di Neruda e di Ginsberg. È un poema in prosa fatto di frammenti di versi, di citazioni, di poesie, di poeti e poete molto conosciute o anche meno conosciute, intendiamoci. È un poeta è un poema che coglie l'occasione di un fatto di cronaca, come tanti, drammatici. Un mendicante di 42 anni, preso dalla disperazione, dalla follia o semplicemente dalla sua condizione materiale, getta sotto un camion la piccola figlia di 9 anni, Yasmina. Ecco il titolo del poema, Compianto dei mendicanti arabi della Casbah di Algeri, si intende, e della piccola Yasmina, uccisa dal padre. Si tratta di un infanticidio che è anche un femminicidio, ma che mette l'accento su due elementi fondamentali: la fame, il problema dei ventri vuoti, il problema della consistenza, come avrebbe detto il grande filosofo non ebreo, ex ebreo, Baruch Spinoza, la consistenza di cosa si nutrono i nostri corpi giorno dopo giorno, di cosa riescono a vivere, a campare. Questo è il problema fondamentale da un lato, l'altro è quello delle istituzioni totali, il carcere che accoglierà il padre infanticida, il padre che uccide la piccola Yasmina. Tutto questo nel 51, in un momento in cui l'Algeria era
intenta a pensare ad altro. Il primo novembre del 54, come in buona parte sappiamo, scoppierà la rivoluzione algerina, una guerra terribile, che è una guerra anticolonialista, una guerra contro la Francia, una guerra anche per la liberazione di una terra dal predominio straniero, che è una guerra che ha fatto anche vittime. Non è un pranzo di gala né la rivoluzione né la guerra, purtroppo. Ma di quella guerra Ismail Al-Jafer quasi non coglie gli elementi strutturanti, perché per lui sono importanti altre cose, sono importanti come i bambini, le bambine, le donne, gli uomini vivono ogni giorno e giorno dopo giorno. La questione nazionale è in qualche modo secondaria rispetto a quella sociale, rispetto a quella politica. La questione di genere, la questione del sesso, la questione dell'economia, come andremo a vivere domani, non nell'avvenire radioso. La rivoluzione algerina compirà crimini e ne subirà, deluderà buona parte delle aspettative, diventando quasi subito un socialismo autoritario, e deluderà Ismail Al-Jafer, che dovrà andare in esilio per due volte dopo aver tentato di restare ad Algeri, in esilio a Parigi, dove poi morirà nel 95, dopo essere vissuto di un semplice impiego alle poste della capitale francese. Ismail Al-Jafer scrive altri due poemi che stiamo tentando anche di tradurre. Ecco, questa è la grandezza del poema. Sentirete elementi così che a volte non potrete subito capire, elementi che parlano della Francia essenzialmente. Ci sarà Carlo Magno, che tornerà molte volte, e vedrete in che modo, anche perché Ismail Al-Jafer sa ridere delle cose, non solamente vedere delle cose il lato tragico. Carlo Magno è la Francia ed è la educazione repubblicana che porta l'educazione, che obbliga a istruirsi, che è un'altra istituzione che dà oppressione e al tempo stesso liberazione. Il poema è scritto in francese, lingua dalla quale l'ho tradotto, ma perché Ismail Al-Jafer ama quella lingua, se ne appropria e tenta di volgerla contro chi l'ha imposta nei paesi del Maghreb. Amore e odio verso la Francia, questo Mediterraneo che è un piccolo lago alla fine. Dall'altra parte del lago, ancora oggi, come sapete, vi sono in corso rivoluzioni, rivolte, sommosse, movimenti popolari forti e importanti che da qui non si riescono a percepire per pochezza intellettuale. Non ci interessiamo dei nostri vicini, mentre il contrario accade. Sentirete canzoncine che la Francia repubblicana imponeva nelle scuole francesi nel Maghreb, sentirete anche citazioni da Prévert, da Sartre, da Pascal, da altri filosofi intellettuali e chansonnier francesi. Questo è il mondo di Ismail Al-Jafer, è il mondo della liberazione dalla fame, dallo sfruttamento di genere, dallo sfruttamento di classe. Penso che possiamo andare. E scusate per il ritardo di questo inizio dell'incontro. Dedicato a chi non ha mai avuto fame. Poema, prefazione, lampo. La stampa di questo poema è il frutto d'una pubblica sottoscrizione. È il succo delle erbe della miseria macerate in una scatola di latta raccattata per strada. Bevetelo questo succo. Folla, individui, uditorio, spettatori, guardoni, lettori. Alzo il mio bicchiere pieno di sangue alla salute di chi è in buona salute. L'alzo e lo rompo con rabbia sul bancone della mia collera e ne trituro i cocci con rabbia tra le mie dita piene di sangue, il compianto. Ecco, devo star calmo e devo anche tenermi la mente lucida, io da solo e per tutta la notte.
Vieni, vieni, Carlo Magno. Carlo Magno. Che ti dico, che dei ti versi. Dei versi. Proprio come ieri. Al quartiere. Al quartiere. E dicevo, ma devo riflettere ed essere freddo come un cadavere, quello della piccola Yasmina. E dicevo, ho fame e chi se ne frega, ho sonno e chi se ne frega, ho freddo e chi se ne frega. Ci sono gioie tremende a scribacchiare 2 ore prima del primo metrò. Un bar al mattino, lontano, in Rue Dufour a Parigi, 6e arrondissement, a 800 chilometri, c'era un mare da bere da mangiare, mattino e sera, mangiarsi arrosto, un piatto di palo e frasca, con l'amico Nettuno, con l'amico Gitano, con l'amico Slim, l'americano, e le sue 3 dita mozzate, con l'amico Benny e i suoi occhi di bozambo, con l'amica Nelly che mangiava e mangiava, zucchero galvanizzato per avere vitamine K. Ma lo sai, Carlo Magno, c'è chi dice ho fame e poi basta. E poi basta. C'è chi dice ho freddo e poi basta. C'è chi dice ho sonno e poi s'allunga sul marmo del lastrico, dei marciapiedi, delle strade deserte. Ma con la pancia piena i figli di Carlo Magno cantano una canzone, una di quelle che si imparano a scuola. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, le mani dei poveri nella casba sono lunghe e magre e tese come radici di patate. La voce dei poveri è esile e hanno occhi tondi da fare schifo. La faccia di Pepe Le Moko quando cade per terra in Rue du Regard in un giorno di pioggia al museo Grévin. Un minuto di silenzio. 2 ore di minuti di silenzio. In memoria dei morti di fame. In memoria dei morti di freddo. In memoria dei morti di nebbia. In memoria dei morti in miseria. E un minutino, un attimino, prego, dopo di voi, prego. In memoria anche dei morti viventi, né troppo morti, né troppo in vita, che sono ancora in vita per mancanza di meglio. Un giorno nelle strade della mia casba mi sono messo a contare i poveri. Gli accattoni censivano i loro parassiti, pulci, pidocchi, cimici, ben impacchettati. Non c'è che un sole per tutti, per gli americani, per i cannibali, ma i poveri non sapevano contare e a me non mandava di farlo. Perché? Alla fin fine, Carlo Magno, ma che me ne frega a me? Di tutti i cretini, i miserabili, i pidocchiosi, gli schifosi, gli infermi, tutt'ossa e disgraziati, gli ubriaconi, i mollaccioni, i mascalzoni, gli svitati, i sordomuti, tutti gli altri, i grassoni e i magri, dal momento che non posso più far la spesa alla petite source, rubacchiando la saliera e il vasetto di senape col mio cartoccio di patate fritte per mangiarmelo in Rue du Bussy e Rue de l'Ancien Comédie. Di l'assurdo compianto dei miei fratelli, l'assurdo appello dei cuori generosi. Signore, guardali. E da loro il loro caviale quotidiano. E poi non dimenticarti che i loro figli hanno bisogno di andare al cinema. Perché con la pancia piena i figli di Carlo Magno cantano una canzone, una di quelle che si imparano a scuola. Il teton petit navire, il teton petit navire, chi navigue je ne sais plus comment, chi navigue je ne sais plus comment, ohé ohé.
ma l'hanno detto. Ci vogliono uomini forti per una nazione forte. Non si deve correre dietro a due piccioni con una fava. Bisogna essere una canna che pensa. Pulitevi le scarpe prima di entrare. Il cesso è in fondo al corridoio. A noi, conte, tra due male parole, occorre scegliere la meno male. La nascita precede l'esistenza. Ave. Ave Maria. Ave Maria. Grazia plena. Ovviamente. Nel 1944 Carlo Magno, i miei versi davano fiato alle trombe della vittoria. Se un povero vedrete come un morto mostrare in van la faccia alla pietà del popolo, pensate alle angosciose vite murate dentro la fortuna, le notti sono fresche in Canada. Ma com'è più facile, com'è più vero dire con le mie solite parole: guarda questa processione di senza vita con i loro bidoni di minestra, i loro bastoni d'olivo e i loro bastoni bianchi della società protettrice degli animali domestici e non, con le loro scatole di latte, i loro stracci, i loro burnus ammuffiti, i loro fez ammuffiti, i loro occhi ammuffiti, la loro marcia di cadaveri, i loro piedi nudi, le loro sale da pranzo, le loro correnti d'aria, i loro aic in porzione da sei come il formaggino mio o tuo, i loro figli, le loro corde da ginnastica, i loro capelli, le loro mollette per i panni, modello brevettato SGDG CQFD ABCD, il loro cranio rasato come a Barbarus, il loro collo sporco, le parole che bofonchiano nei giorni di pioggia, abbasso le mistichio è morto, viva il re al muro! In castigo, con pelle d'asino e giacca di velluto, è più facile dire con un nodo in gola a chiunque. Al presidente del Parlamento algerino, a quello della gogliardia di Bab El Oued, a quello del club del cane da difesa e da pastore, ai figli di Maria, a Zorro, l'uomo col frustino e il cavallo Medoro. Fate la carità ai miei fratelli affamati. I miei fratelli affamati. Vorrei arrabbiarmi della rabbia che urla e gesticola, arrabbiarmi come quelli che sono capaci d'arrabbiarsi, sbattendo i pugni sul tavolo che rompono per ottenere quello che vogliono. Vorrei arrabbiarmi per la dolce piccola Yasmina, che non è voluta morire e che è morta ieri l'altro in rue Franklin Roosevelt. Kuni Ahmed è un mendicante di 42 anni. Ma con la pancia piena, i figli di Carlo Magno cantano una canzone, una di quelle che si imparano a scuola. Frère Jacques, dormez-vous del vent. Il freddo è silenzioso, il freddo non dice niente, uccide e basta, uccide la gente di morte naturale e soprattutto uccide i poveri che hanno un pagliericcio di cartone per letto e carta da pacchi per coprirsi quando di buon mattino c'è un maledetto spiffero di ghiaccio che ghiaccia la pietra e i cartoni e chi c'è dentro e che giravolta e impazza attraverso le arcate della rue de la Lire, Carlo Magno, e che salta
tutta a pie pari, dal maschio che dorme, alla femmina che dorme, dal bambino che dorme, al vecchio che dorme, dal tubercoloso che dorme e quello che si è vaccinato e così via, per 500 metri di cartoni, carta da pacchi, per 120 tarcare cadaverizzate. Prima di morire, la piccola Yasmina dormiva là, col suo piccolo papà, che l'ha assassinata. Semplicemente, improvvisamente, col gesto paterno e per niente cattivo del contadino laborioso, coscienzioso, che semina un piccolo seme di 9 anni nel solco degli pneumatici d'un grosso camion che va e viene. Lorsque l'enfant paraît patati e lorsque l'enfant disparaît patata. Carlo Magno, tu non sai, Carlo Magno, non sai quanto tutto questo può far arrabbiare questo mucchio di cose che spezzano il cuore e di cui tutti se ne fregano. Questi ricoveri per spifferi, questi dormitori per topi e questi cagnetti di vecchiette e questi business. Io mi chiedo, a che servono gli sbarramenti che sbarrano e le strade ben tracciate e i camion che schiacciano le piccole Yasmina di 9 anni correndo tra gli stomaci ad aria compressa e la pelle di carta da pacchi? Io c'ero quando il camion l'ha schiacciata e il sangue è schizzato, E allora basta così. Lascio a chi ha già visto un camion schiacciare un uomo e il sangue schizzare il privilegio di ricordarsi l'orrore e lo schifo, e poi scappare da vigliacchi davanti a un cadavere, soprattutto davanti al cadavere d'una bambina innocente. Il privilegio inoltre per i cristiani, il venerdì santo, e i musulmani, e Ramadan, gli ebrei, lo Yom Kippur, per gli atei, quando le campane suonano a stormo nella navata deserta d'uno stomaco affamato, per i cinesi, i giorni della luna piena e del giudizio Harakiri, di ricordarsi della loro fame e di condirci questo cadavere di bambina. Inoltre il privilegio per la missione di Paul Emile Victor al Polo Nord, per i trionfatori dell'Annapurna, con le dita prima ghiacciate e poi tagliate, di tirare l'acqua al mio mulino e un po' di neve per conservare nella mia memoria, la mia rabbia, come il mio schifo, il cadavere della piccola Yasmina. Ma con la pancia piena e i piedi in una pantofola, i figli di Carlo Magno cantano una canzone, una di quelle che si imparano a scuola. Il cuore, il cuore, le fiore du bois, mesdames, il cuore, il cuore, le fiore du bois, joli. Non prendertela con me, Carlo Magno. Ma proprio non va bene se ci pensi che certi crepino e che altri se la ridano che alla festa nazionale siano sempre gli stessi si ingozzano al buffet. Non hai visto niente, Carlo Magno. Con i tuoi somari, i tuoi secchioni, le tue canaglie, i tuoi mendicanti, i tuoi ladri assassini, debosciati, pezzi da forca della razza dei Villon. Non hai visto niente. Ed è per questo che non t'arrabbi come me. Se potessi portarti tenendoti per mano attraverso caverne, ricoveri, strade fognose e miserie, bidonville aggrappate tra due cimiteri, la rue de la Lyre, le pêcherie, i morti di fame e di freddo, le madri di famiglia prolifica premiate col Prix Cognac, che mendicano coi marmellini
marmocchi appesi alle braccia e ai piedi, e i vecchi che s'arrampicano tra le loro barbe, e i portuali che dormono sotto cattive stelle, i malati che agonizzano sotto portici e caterve di poveracci stesi gli uni sugli altri sopra uno sfiatatoio di forno per riscaldarsi e succhiarsi il fiato del pane fresco, e le catapecchie di foglie morte che ammucchiano a palate e attraverso le pietre inoltre, e le lucertole, le bettole e le povertà e le miserie, tenendoti per mano così semplicemente come due qualunque in una folla ancora più anonima, cercando croste d'ostia nella borsa di chi si appella alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, della donna, del bambino, del vecchio e dell'orfano e della piccola Yasmina Huni. Un popolo di mendicanti, ora sai cos'è Carlo Magno. È per questo che soffro come un cane. Schiacciata una volta e poi ancora sotto gli occhi del padre Pater Noster, che la spingeva e la spingeva ancora. Sotto i miei occhi. Sotto gli occhi del camionista, sotto gli occhi del camion, sotto gli occhi della gente che paura aveva, sì, ma fame no. Sotto gli occhi del sole che brillava, sotto gli occhi di tutti, sotto i tuoi occhi, Carlo Magno. E tutti questi occhi erano buoni da scoppiare, da finire sotto ruote di camion, perché si limitavano a guardare come degli stupidi, come rane. Ma... con la pancia piena e i figli di Carlo Magno cantano una canzone, una di quelle che si imparano a scuola. Une fleur au chapeau à la bouche, une chanson, un cœur joyeux, sincère, et c'est tout ce qu'il faut, etc. Ah, bisogna proprio guardarli il venerdì in fila indiana, in fila per quattro, per strada o nelle case, raccattare uno in coda all'altro le pepite della loro miseria nel fango delle coscienze, pescare nel bronzo dei cuori un po' di questa polvere di metallo di cui tappezzano la pelle dei loro stomaci per la fame futura. Le mendicità si concimano col letame del vitello d'oro e si arano col vomere dell'indifferenza. Ah, razza d'inferno e da forca del venerdì che comprate al bazar del buon Dio e del rimorso riconoscente olio d'oliva lasciato lì e che vuotate a goccia sui bulloni dei vostri ordigni a produrre simil pietà, a goccia, a lacrima, che rispremete nelle ciotole dei poveri, i salvadanai dei bambini che schiacciate con le grasse risate dei vostri camion. Ah, iene e sciagalli, dovete stare un giorno intero nell'acqua benedetta ed una settimana pagana per lavare gli stracci e rammendare i cocci della vostra fraternità, un giorno luminoso per l'ora d'aria dei vostri buoni sentimenti, condannati a vita nelle segrete delle vostre sciocchezze e dei vostri egoismi. Io vi maledico, iene e sciacalli, quando a portata della mia voce passa la finestra da dove gettate monetine ai trovatori dei vostri piaceri, mentre calpestate i piccoli cantori senza voce con la carità della gamba di legno scolpita nell'albero della stupidità. Vi maledico, brava gente pasciuta, piena di soldi in tutti i modi e in tutti i tempi, per le vostre generosità di tacchini pavoneggianti e la vostra piccineria di passanti con la bisaccia gonfia e chiusa col lucchetto di canapa sporco degli usurai iscritti all'albo. Vi maledico, iene sciacalli, per questo giorno lindo in mezzo a giorni e giorni sozzi. Vi maledico, iene sciacalli, in nome della settimana della bontà. Vi maledico, iene sciacalli, con tutte le bestemmie del mio alfabeto. E
Vi lancio e vi lancio contro il cranio tutti i ninnoli della mia impotenza, perché iene e sciacalli voi ammobiliate il lungo tunnel della vostra noia, le domeniche e i giorni vuoti con la merendina per i poveri, e ne tappezzate i muri con la pelle d'oca di chi dorme negli iglù delle notti d'ottobre. Ditemi, ditemi dei piaceri di quando chi piange miseria e desolazione fa girare il fonografo delle sue lamentele e batte i tamburi della sua miseria in una pubblica piazza con nessuno che si ferma. Niente vale più di questo vuoto di ventri da riempire che risuona come un organo nei crani d'abbrutiti soddisfatti. Come potete vivere, razza tutta soldi e caviale, con questi pidocchi che non grattate via? Come potete ingoiare la pappa razza incravattata e improfumata che le cravatte non strangolano e i profumi non soffocano? Come? Come potete accarezzare le vostre donne, lisciarvi i baffi, scrollare le spalle, comprare un francobollo, applaudire il Sid nel teatro delle vite, distillare l'anice dei vostri piaceri nell'alambicco delle vostre strozze di pietra, camminare coi piedi al caldo e la testa in un cappello, curare l'unghie ai vostri cani, fare dei figli, tamburellare con le dita senza vergogna, andare a testa alta e cuore greve, ridere del ridere falso della gente senza coscienza, masticare la gomma degli asini disincantati, scorticare la crosta d'un poema o la scorza d'una canzone per inghiottirne striduli il frutto, dirsi soddisfatti, dirsi entusiasti, dirsi felici, buoni e umani, quando i saltimbanchi della miseria cantano e danzano la danza dei panini davanti a panche vuote, quando i clown imbolsiti, spolmonati, tubercolotici della carità soffiano nel tubo del loro intestino tenue per convincervi che è vuoto. Vi maledico, iene sciacalli, andate a farvi impiccare alla trave della Vanitas Vanitatis con la vostra letteratura di borghesi tronfi, con la vostra eloquenza al collo torto, con i vostri Roberto Benzi e Paganini che non hanno bisogno di rosicchiare il legno del loro violino per pranzare e nemmeno hanno bisogno del loro archetto per farsi dei gargarismi. Andate a farvi impiccare alla forca dell'inutile con i vostri quadri, i gioielli e i soprammobili, i vostri Aristotele e Goya, i vostri whisky a gogo e i vostri Peter Ceni, i vostri Dottor Petio, i vostri Certo mia cara e le vostre frottole. L'impiccagione, eccola, Carlo Magno. Mangiare. Mangiare, da mangiare per le Jasmina che non sono ancora morte. Mangiare rozzamente e macinare in un rumore di salive e mascelle soddisfatte pane e carne e inghiottirli e sentirli passare per l'esofago e immaginarli a calmare il compianto degli stomaci che hanno fame e delle membra che hanno freddo. Mangiare, iene e sciacalli. Ma i figli di Carlo Magno, con la pancia piena, cantano una canzone, una di quelle che si imparano a scuola. Sur le ponts d'Avignon, oni chante, sur le ponts d'Avignon, oni chante tout ça. Ho visto sangue sgocciolare, e gente correre, e gente fuori di testa, e gente impaurita, e coraggiosa, e ficcanaso, e gente frettolosa, e in mezzo a tutti un vigile urbano col suo blocchetto e una penna, e me la sono svignata. Era all'incirca il 20 ottobre 1949, alle 14 scriverà il giornale. Me la sono svignata per i vicoli della mia casba.
trascinando per mano il corpo della piccola Yasmina assassinata, mentre rinchiudevano il suo piccolo papà assassino nella prigione di Barbarus, e inoltre mentre ricostruivano la scena del suo assassinio lì in strada con una bambola di stracci. Per i vicoli della casba con la sua mano d'assassinata. E abbiamo camminato ogni giorno e ogni notte, rasentando la grande muraglia della civiltà, coi piedi sanguinanti, la pancia vuota e la testa appesa del sangue dei suppliziati. E abbiamo urlato con la sua mano d'assassinata: fate la carità e abbiate pietà, signori e signore. La carità per noi che siamo anche noi figli del buon Dio. E anatre selvagge. Con la sua mano e la mia voce abbiamo raschiato il muro di questa grande muraglia, e lì abbiamo schiacciato i pidocchi del nostro corpo e lo sporco della nostra pelle, e siamo passati vicino a tutti i nostri fratelli mendicanti e abbiamo sfiorato i loro pidocchi nel dormitorio pubblico del Marché Random e nell'albergo dei poveri. Nelle strade del mondo intero abbiamo teso le ossa dure della mano dura della piccola vecchia cieca, col velo che vende scatole di fiammiferi sotto l'oscura volta della Rue Porte Neuve. L'ossa dura della mano del piccolo cieco della stazione dei filobus al Marché de la Lyre. L'ossa dura della mano dell'enorme Smina, il cantore cieco che s'accompagna battendo su una scatola di fiammiferi il ritmo di tutto il suo grasso affamato. L'ossa dura della mano del tipo tutto storto aggrovigliato attorno alla sua colonna vertebrale a pezzi lungo i muri freddi dei portici della rue Babazoun. L'ossa della mano di quello senza gambe, il culo rosso di caucciù nella rue Babelwed. E l'ossa dura della mano dei dilaniatori di coscienza delle vie della mia bella Algerie. A uno a uno. A due a due. A tre a tre. A mucchi a mucchi. A orda. A orda con mano tesa. Seduti, sdraiati, disperati, fiduciosi. Scherzosi, pazzi. Pazzi. A metà. Pallidi. Neri. Ilari. Tristi. Cupi e rassegnati. Bisogna vederli nei giorni di pioggia e di freddo, pigiati attorno al magro calore dello sfiatatoio dei fornai, a succhiarsi la fame e il buon odore del pane che cuoce, della farina che viene impastata e della legna che crepita. È lì che stanno, silenziosi, gli occhi tondi, la bocca aperta. Senza voce. Senza rabbia. Senza perché. Senza come. Senza gridare, ehi, che scandalo. Senza alzarsi. Per legittima difesa. Dinanzi all'aggressione del pane che cuoce per gli altri, per chi non ne ha bisogno. Mentre, giorno dopo giorno, interminabilmente, nel silenzio, tra quattro pareti, una porta e tre sbarre, su un pagliericcio, un assassino, sporco, triste, muto, nell'ombra, dorme, pranza, dorme, cena e dorme giorno dopo giorno, interminabilmente. Ma con la pancia piena, e i figli di Carlo Magno cantano una canzone, una di quelle che si imparano a scuola. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? Giorno dopo giorno, interminabilmente.
fino al mattino del 30 ottobre 1951, quando dei giudici togati si sono fregati le mani e dei giurati si sono dati pacche sulle cosce, quando degli avvocati panciuti dimenandosi hanno gridato alle circostanze attenuanti, quando dei pubblici buffoni hanno inscenato movimenti vari per permettere a un tale G.P., specialista in cani investiti, di scrivere le seguenti diozie che riporto per intero e bla bla bla. Honey, assassino di sua figlia, viene salvato dallo psichiatra. L'ultima sessione della corte d'assise si è aperta ieri mattina sotto la presidenza del signor consigliere, assistito dal signor consigliere e dal signor giudice M. Come pubblico ministero, il signor sostituto procuratore generale, beh, sul banco degli imputati, Honey Ahmed, un parricida, vero relitto umano, prostrato, pallido e magro, scosso da accessi di tosse, questo assassino di 42 anni ne dimostra 70 e nonostante tutto fa venire un po' di pietà, in particolare quando si viene a sapere che mentalmente non è proprio un'aquila. Fino al 20 ottobre 1949 Honey è stato un mendicante. Sua figlia, la piccola Yasmina di 9 anni, l'aiutava in questo delicato mestiere. Niente più moglie che è andata via, nemmeno la polizia ha potuto rintracciarla. Niente più famiglia, non ha più nessuno. La miseria più nera. Il giorno dell'arresto Honey e sua figlia non hanno mangiato con un pezzo di pane, hanno in tasca una moneta da 5 franchi. Per completare il quadro occorre aggiungere la salute cagionevole, la malattia ai polmoni e soprattutto la nevrastenia. Allora, il succitato giorno, Judy e Yasmina camminano per Rue Franklin's Roosevelt. Sono le 14. Un automezzo pesante con rimorchio procede lentamente. Judy si piega e all'improvviso spinge Yasmina. La piccola cade tra il marciapiede e le ruote. Il padre la prende per le ascelle e corre dietro al camion e la spinge di nuovo sotto le ruote. La tiene ferma perché la piccola grida e prova a divincolarsi. Ne esce col bacino orrendamente spezzato e muore appena giunta in ospedale dopo aver chiaramente accusato il padre. D'altronde ci sono 5 testimoni assolutamente categorici e lo stesso Honey ha confessato precisando che voleva farla finita con la miseria che lo opprimeva. Aggiunge anche che aveva l'intenzione di suicidarsi e che l'avrebbe fatto se non gliel'avessero impedito. Dopo qualche giorno di carcere, Honey però ritorna sulle sue dichiarazioni. Nega! Non ha ucciso sua figlia! È stato un semplice incidente! Come si può anche solo pensare, ripete durante l'udienza, che un padre voglia uccidere la propria figlia? Ma sul delitto non ci sono dubbi, anche se in un rapporto il dottor Bell, psichiatra, illustra i vari percorsi di quell'uomo sfortunato e così lo salva. Honey è debole di mente, cose che lo situa senza dubbio tra i nevrastenici e i depressi e lo porta a improvvise crisi di demenza. La sua responsabilità è minima. Non appena in prigione, in condizioni comunque migliori di quelle che aveva da libero, Honey si scuote e nega ogni evidenza. Riflesso distintiva difesa che caratterizza i nevrastenici dopo la crisi. Il signor sostituto procuratore generale Bell pronuncia una requisitoria assai pacata e il signor N, con tatto, intelligenza e sensibilità, lascia che i fatti parlino da soli. Questo è bastato alla corte per assolverlo. Verrà internato nell'ospedale di Joinville. Non è così. Non è così che avrei voluto vederti finire, Honey, in un manicomio. Umiliato da uno psichiatra, umiliato dalla tua punizione, umiliato nella tua libertà, umiliato nel tuo atto d'omicida che uccide a sangue freddo una bambina, senza un perché, per un niente, per bazzecole. Vederti confessare, tremando e piangendo, che sei stato tu l'assassino nel pieno delle tue facoltà. Forzare l'orrore, forzare il crimine, forzare l'assurdo. Costringere l'assurdo, sottomettere l'assurdo fino a farsela sotto, forzare la libertà, la tua libertà.
senza ospedale psichiatrico, dove si mangia bene, dove si dorme bene, dove si beve bene, dove non si è più che un pazzo, che non chiede più l'elemosina e che non uccide più con questa assurda libertà, libertà assurda e cosciente della sua responsabilità. Huni Ahmed, codardo vigliacco, perdonabile davanti alla ghigliottina, ghigliottina degli uomini che fanno la giustizia e il diritto, idiota. Perché questi uomini e questa ghigliottina si assumono ogni cosa, la tua responsabilità come la tua irresponsabilità e tutta la vostra assurdità. Con il sangue di tua figlia ti sei comprato a vita la minestra degli accusati e il pane dei condannati nella calda prigione della tua coscienza messa a tacere. E ora eccoti pazzo, si sono fatti carico della tua pesante irresponsabilità mentale e non è più colpa tua, non è più colpa della piccola Yasmina. E non è più colpa nemmeno di questa formidabile assurdità che si torce dal ridere. Dormi. Dormi, fragile Yasmina, in fondo alla fossa che il becchino ha scavato per te. Nella parte del cimitero delle piccole mendicanti di 9 anni, dormi. Da un anno in qua i vermi si saranno cibati del tuo corpo schiacciato, del tuo corpo a brandelli, non deve esserci più cosa. Perché si sa che l'ossa dei piccoli sono tenere e cartilaginose. Dormi, dormi. Non si può più far nient'altro per te che scrivere un poema lungo e triste. Da un anno in qua l'erba certamente si sarà cibata della tua ombra. Nessuno viene a trovarti per portare un fiore, perché non si vanno a trovare le piccole mendicanti sole, schiacciate da grossi camion che corrono per strade rettilinee e grigie. Non c'è pietà per i brutti anatroccoli nell'immenso cortile dei loro appetiti di belve. Nel marmo della mia rabbia repressa lasciami graffiare senza sosta lettere vuote del tuo epitaffio. Dormi, dormi, dormi in pace. Buonanotte ai suonatori, alle Ayakta Est. Raccogli le biglie, hai vinto. Amen. I figli di Carlo Magno, diventati grandi e belli e forti, stavolta fischiano tra i denti la canzone che si impara a scuola. Un macabé, c'est bien triste. Deux macabés, c'est bien plus triste encore. Che brutta cera è il morto, ma due morti ancor di più. Ah.
grazie. Grazie a tutti voi. Ricordo che per chi lo desiderasse, al caso c'è il testo, appunto, che vi abbiamo appena letto in vendita. Le punizioni sono abbastanza. Grazie.